In mezzo agli arbusti si è mimetizzato, salutiamo il presidente, l'ex presidente Peppino Calli qualche anno fa e il commissario tecnico che sta dentro nel campo, poi corre. No, sì, vabbè. Allora, le conclusioni le vediamo dopo, ma le curiosità, cioè siete venuto per... Ma le curiosità sono per vedere se l'aria si è ripresa da questa influenza che ha avuto, sposta Cino, vedere se fanno un altro passo avanti i nostri giovani a Nauro, che stanno facendo le protagoniste dell'Under 23 in maniera graziosa, e soprattutto curioso di vedere questi belli programmi che a me dal quale ci aspettiamo delle bellissime cose. Oggi non è proprio terreno per loro più consueto, in fondo di conto che sono dei tre bellissimi sulle siepi, quindi quasi mezzo potisti veloci, però è molto utile su questa totale sintonia di quanto ho appena sentito adesso dal presidente, da Stefano Becchi, su queste cose sicuramente se ne intende, e come avevo già detto la strada del cross è troppo importante per poter fare poi stagioni molto serie all'aperto. Segnalo che il Decano, che due settimane fa al Campaccio non era contentissimo, però il suo tecnico Gianni Crepaldi intelligentemente gli aveva fatto fare il Campaccio, ieri ha fatto un'ottima prestazione. Diremo purtroppo che non parlare di Cino per contare della città di Cino, resta il fatto che 7:49 sono un'eccellente prestazione in stadio di Cino. Non è nella stessa gara di Cino, è un'altra gara, e se ne parla comunque che questo ragazzo sta provvedendo su tutte le città. Così, nel Vito Roschese ieri sera c'è stato un po' di confusione, perché un record del mondo nel peso, un record italiano nel peso, annunciati e poi annullati. Il motivo non lo so, lo sai tu? Allora, ieri è chiaro che una partenza così sarebbe stata più che scoppiettante, una prestazione di quel genere di Nick Ponzio avrebbe messo altro che agitazione in casa nostra, una positiva agitazione. Se poi la legate all'eccellente performance di Costantin Tukaceanu sui 500 metri indoor, un tempo che non bastava a definire di valore internazionale alto, sarebbe stata una partenza scoppiettante. Che organizzato e successo che c'era un laser fa cose sbagliate, per mezzo metro in più a Randy Krauser, mezzo metro in più abbondante a Nick Ponzio. Insomma, sarebbe stata davvero, credo che Stefano oggi avrebbe fatto le capovolte. Le faceva ieri sera, a cena, sì, era bellissimo. Capovolte di Alexi, che immagino, ecco, bene. Comunque, parliamo di quelli che sono qui, che sono i protagonisti veri del cross. Davvero grande curiosità per i nostri sepisti. Facciamo un attimo il punto della stagione, una lega italiana che è partita, e ricordo che tra 5 giorni a Berlino fa l'esordio Mastrociano. Lo sa anche il mio postino, è l'unica notizia della tecnica che continua a girare, ma non è l'unica, perché stiamo facendo parlare parecchio di atletica. Io attendo a dire che quello che ha fatto Bole Manieri non ha sicuramente spaventato Marcelli, anzi da ulteriormente stimolarlo. Se capisco qualche cosa, penso che farà un esordio molto vicino a me. Grazie, era la voce del commissario tecnico, professor Antonio Latorre. Ancora 10 minuti. Paolo, magari ridai per favore l'ordine d'arrivo della gara, se ce l'hai, quella che stai conclusa. Se quella degli junior. Gara che è stata premiata da poco con la vittoria di Stefano Benzoni davanti a Elia Mattio, podio completato da Matteo Bardea.
poi a seguire Simone Giolitti, Andrei Laurentiu Neagu, quinta posizione, sesto Riccardo Divizio, settimo Martino Arlati, ottavo Francesco Candiani, nono Simone Beltrami e decimo Lorenzo Surico. La signora Daniela Maria Rossi, che è qua alla mia sinistra, al quale chiediamo un saluto da parte ovviamente dell'amministrazione comunale a questa manifestazione, amministrazione comunale che è al fianco di questa manifestazione. Sì, grazie, è vero, l'amministrazione comunale è il fianco della Sposta San Vito Dolona 1906 nell'organizzazione della Scienza Mulini, ma anche in con tutti i settori che l'Unione Sportiva, come dire, rappresenta e coinvolge. Diciamo che la Cinque Mulini è un evento particolarmente impegnativo e importante. E l'Unione Sportiva di Marco, vedi che ci dici come metterci. Noi come amministrazione, sto già anticipando in conferenza stampa, cerchiamo di esserci anche con noi, Lei è l'istruttore da ricordare, se no Vorrei solamente fare un commento prendendo appunto da una famosissima poesia di Tondone, quella che dice: nessun mondo è un'isola, ma tutti facciamo parte di un continente. Allora, i nostri bambini, i nostri ragazzini che stanno arrivando con tante bandiere negli stati di Tondone, significano questo, che noi facciamo parte di una umanità unica. E quindi come lo sport e l'economia per girare nel mondo non hanno più impegnati, così nemmeno le persone dovrebbero essere impedite da musici e impegnati, ma tutti dovrebbero avere la possibilità di vivere con il contributo di tutti a livello di modo eco, di vivere in un modo uguale con gli effetti che comunque siano. Secondo me, ecco, la figata delle nazioni e dei nostri bambini ci raccomanda questo. Siamo uniti nello sport, cerchiamo di essere unificati nell'umanità. Tra l'altro ieri, la novità assoluta in Italia è stato Rie nel concessione della Repubblica. Lei cosa vuole? Cosa vuole dire a riguardo? Cosa vuole aggiungere? Ma io personalmente sono davvero infinitamente legata a Sergio Mattarella per aver accettato nuovamente questo incarico così lavoro e pieno di responsabilità. E allora, visto che ho questa bellissima opportunità, vorrei augurarvi a nome nostro, a nome di tutti i nostri bambini, davvero un buon lavoro e grazie signor Presidente. Un applauso al sindaco. Era giusto che si doveva raccontare tutto quello che tra un punto vedremo, Luca. Ma volevo aggiungere, visto che prima mi hai chiesto della sfilata, che giustamente ci sono i bambini delle scuole elementari e delle scuole medie di San Vito Corona, e i cartelli sono artigianali, sono stati dipinti e preparati dai ragazzini, quindi quello che vedrete è tutto il lavoro dei ragazzini, e la banda, che avete visto arrivare qui, suonerà, preparando loro, l'inno della Cinque Mulini, un nuovo inno della Cinque Mulini oltre all'inno nazionale. Bene, rimango in attesa.
passare in servizio per il cross femminile Alice Dolci, si presenti immediatamente alla distribuzione personale, pettorali, Dolce Alice, Alice Dolci della... Mi dispiace, guarda. In KM
Adesso andiamo al Paulino d'Italia, non a Luna Meli. Rodolfo, lo tocchiamo con mano perché abbiamo la fortuna di essere qui. A te, Walter. Sì, grazie. Grazie a Paolo Mutone. Allora, potremmo vedere il grano mondo. Sì, vediamo già le bandiere. Vediamo già le bandiere dei ragazzini che arrivano davanti alla una sorta di tribuna principale, la zona d'arrivo, e commenteremo sperando di ricordarci i grandi campioni che hanno calpestato i prati di San Vittorio Verona dal 1933 al 2022 senza mai un'interruzione. Possiamo andare con il Corino di Romero, possiamo andare. Con Ucraina, con
Cerchia e Lamit, Olanda e ritorno un'altra volta per leggere le altre nazioni che hanno preso parte in una sorta di terza fila. E abbiamo la Turchia, la Slovenia, l'Austria, la Russia, con questo Rimaco, poi il Messico, il Brasile, il Galles, la Finlandia, con i grandi atleti della Nuova Zelanda. Se tu adesso la Siberia per il primo il Giappone. Sì, sono qua vicino. Città del Vaticano, la Polonia, il Qatar, la Romania. Spero di averle lette tutte e vedete che questi bambini meravigliosi che devono stare a bere un attimo che sono loro castelli. Ricordate questo grande applauso. Un applauso però anche dall'alto, dall'alto signore là, in alto, tutte le telefonate. Meraviglioso, questo è un momento toccante in questa 5 domini, tra l'altro passando a leggere i nomi delle nazioni, poi mi sono scordato di dire qualche nome importantissimo, ad esempio neozelandesi Walker, Dixon, Robertson, che vennero qua, fecero sfracelli la Tanzania, il proprio Cinque Paì. Era giusto che ricordasse questo paese che magari di loro sono soldati di Uganda, dove Jonathan Moore che venne qua a gareggiare arrivando l'ultimo ed era il campione olimpico del 400 del Colossale. Adesso attendo nomi dalla regia, non farli restruire, okay. Allora la regia vi dice che i ragazzini, non so come, bisognerebbe farli distruire da dove sono arrivati. E gli facciamo un altro applauso, dai, forza ragazzi, tu, giù, per una giornata di sole meravigliosa. Abbiamo una primavera anticipata. Eccezionale. Tra poco assisteremo alle grandi meravigliose delle due principali, tutte le altre sono state bellissime, ma le prossime due saranno sensazionali. Di conseguenza, rimanete qua tutti, è una domenica storica questa. La storia è qua. Tempo vengono trasmesse gli highlights della gara riservata alla categoria Juniores maschile, adesso il Franco Tragazza e il Orlando Pistolato in regia Gloria Canassin con la stanza dei bottoni per cercare di
portare nelle case dei italiani non soltanto quelli che sono i punti più successivi e caratteristici del Donatello Cross Cinque Molini. Il governo, cortesemente chiedo scusa a Paolo, il governo mi dicono che anche il complesso pallistico dovrebbe lasciare la posizione. Mi dicono di ribadire che anche il complesso pallistico dovrebbe liberare la zona. Ok, no. Io faccio una tanta voce, il regista non sono io. Dove le vittorie dell'Etiopia, della gara femminile che prenderà il via tra pochi minuti, sono le 13:16, 13:30 in via della gara. L'ultimo atto, Juniores Promesse Senior Internazionale Femminile. L'Etiopia ha vinto con la Isaac, con la Demboda, con Getebami, con la Tepega, con la Cebeku, il Kenya, con Kipraga, la Team Lili, l'Antac con la Kimibon due volte, la Norvegia con le sei vittorie di Greta Bait, gli Stati Uniti con le vittorie di Cross, Springs, Lynn James per due anni consecutivi, la Gran Bretagna tre vittorie con la firma della Ridley, l'Italia tre vittorie, Paola Pigni nel 73, poi Gabriele Antonio nel 75, Nadia Dandolo nel 1980, l'Australia, Perkins e Johnson, il Portogallo con Albertina Dias due volte, Aniko Karolis per l'Ungheria, insomma quel meglio del meglio che in quegli anni era in circolazione è transitato per i prati dell'International Cross Cinque Molini. Quella storia che ci vorrebbe davvero tanto per poterla raccontare, ma sono nomi che gli appassionati tutti di atletica leggera, di cross in particolar modo, insomma nell'argomento odierno, sanno bene e sanno quale peso hanno avuto in ambito internazionale. Perfetto, allora ricordiamo la partenza alle 13:30. Con la gara femminile sono 6 km 2, sono in famosi 3 giri, la battaglia tra gli uomini molto difficile, adesso giriamo anche 200 metri, intanto andiamo ad osservare, forse non ne siete accorti, ma durante l'intervista rilasciatami da commissario tecnico Antonio La Torre sosteneva, e ha veramente ragione, che Nadia Mattopletti nel corso della settimana, in seguito al vaccino, ha avuto qualche giorno di febbre, me l'ha confermato lei al telefono l'altra sera. Al di là di quello Nadia Mattopletti resta sicuramente l'arma vincente da mezzo fondo prolungato italiano, sarà anche nel 2022 come lo è stata nel 2021, la vedremo in gara tra non molto, ci sarà allora da seguire con Fernando Teresia Bustoni Cantieri, con Zena Diego numero 2, Lucy Piuri con il numero 3, la Bucadanga che è dalla Ruanda, il numero 4, attenzione a Clara Lucanna, atleta slovena, che è un'atleta con la quale la Nadia Mattopletti viaggia lotte furibonde, e per ora più o meno la quasi sempre spuntata Clara Lucanna gli arriva sempre addosso, ma non è per ora mai riuscita a spuntarla. Ci sarà da seguire le ragazze che hanno vinto poi il titolo europeo di corsa campestre a squadre, le varie Martina Merlo, Rebecca Loneto, Giulia e Federica Zanne, la giovane Giovanna Selva, seguita da niente di meno che da Severino Bernardini, ex atleta della Propaglia in tempi d'oro con Panetta, Prova, Gozzano, Boffi, De Madonna, c'era anche il mitico Severino Bernardini, che guida adesso Giovanna Selva, poi Anna Arnaudo,
ad Arnaldo una grandissima promessa del mezzofondo italiano assieme alla Michela Moretton. In gara anche Laura della Montà, specialista delle Seneca, la Granizzi, Cepiana, Cartano, Dolci, Porco, Lambruschini, Stefani, Coppa, Nasdonna, Mattiuzzo, Lucemillo, Colombo, Frick, Bagno, Stava Pedina, Fabris, Cinnati, Caglio, Bruno, Ceriani, Gandolfi, Huber, Nicole, Svetlana, Reina, altra ragazza a seguire in maniera particolare guidata da Mitico Giorgio Rondelli, Alessandra Renda, Stefania Brazzoli, Caterina Dallera, Aurora Vado, figlia d'arte, figlia di Ornella Ferrara, già vincitrice.